Non mi piacciono le percentuali. Il suolo regala tanto, non calpestiamolo. È il messaggio lanciato nel corso del seminario pubblico dedicato al progetto LIFE, Soil Administration Model for Community Profit, cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dalla Città Metropolitana di Torino, insieme all'ISPRA, all'INEA e al Politecnico. L'iniziativa era rivolta ad amministratori e funzionari di tutti i comuni della città metropolitana. L'intento era quello di dimostrare come una pianificazione del territorio che tenga conto dei benefici ambientali ed economici assicurati dal suolo libero garantisca alla collettività un risparmio delle risorse naturali e di quelle finanziarie pubbliche. Il seminario è servito a dar conto dei primi risultati raggiunti, ma soprattutto a invogliare gli amministratori locali a presentare nuove candidature al ruolo di comuni pilota, al fine di sperimentare gli strumenti elaborati nella prima fase del progetto. Ai partecipanti sono state fornite anche alcune indicazioni sulle modalità di utilizzo delle linee guida per il sistema del verde, redatte dal Servizio Pianificazione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza Ambientale, in collaborazione con l'Enea e con il Politecnico, in attuazione dell'articolo 35 delle norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento, che è stato approvato nel 2011 dall'allora provincia di Torino. L'incontro di oggi è davvero molto importante perché trasmette l'importanza del suolo e del suolo libero a livello di tutela e di programmazione. Vale sull'area vasta come sul singolo comune. Una serie di azioni virtuose che la città metropolitana desidera mettere in campo e ovviamente mettere a disposizione delle singole amministrazioni penso si possa tradurre davvero in una valorizzazione di una risorsa che è per noi vitale, quale il suolo.